saprebbe come aggiustare con un cacciavite in mano. Fa miracoli, ti regolerebbe il minimo alzandolo un po', e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire certamente non volare ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare, con un ritmo fluente di vita nel cuore, gentilmente, senza strappi al motore, e tornare a viaggiare, e di notte con i fari illuminare chiaramente la strada per saper dove andare, con coraggio, gentilmente, gentilmente, dolcemente viaggiare, dare un tiro, un tiro, tiro, un tiro, tiro, dare un tiro, 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 un tiro. Capirebbe molto meglio, meglio certo di buttare, riparare, riparare, riparare. Pulirebbe forse il filtro, soffiandoci un po', scenderesti poi la gente, quella chiara dalla no, e potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare. Non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera, questo amore non è una stella che al mattino se ne va.
Finalmente sono arrivato a Tallinn dopo 3200 km di pedalate. Sono partito il 26 giugno, sono arrivato ieri 14 luglio. Solo 3 giorni di sosta per pioggia e diciamo un'altra mezza giornata per problemi tecnici alla bicicletta. Il resto è andato tutto liscio come l'olio. Questo è un bellissimo parco, sta poco prima del centro. Un calabrese a Tallinn, ma ci sei venuto veramente in bici da... In bici da Pescara, dalla zona vicino Pescara, Francavilla al mare. Sì, io sono di Villa Magna, il mio... No, una medaglia. Medaglia in ricordo da Tallinn dal grande artista, come ti chiami? Joseph. In italiano Giuseppe. Giuseppe Peppino, in napoletano Peppino. Allora, ecco, ha posizionato. Ok, super. Ok. Adesso metti il disco da imprimere. Ecco qua, facciamo vedere il disco. Senza niente, ok? E adesso con una forza incredibile, super forte, ok? Vai! La pioggia qui non è un optional, ma diciamo che la regola. Però un Bologna a parte è bello. Travemünde.
giusto per far capire che in Italia queste cose qua non si fanno. Io che lo faccio, sono considerato quasi un marziano, capito?